Ciao a tutti, parliamo dell'apertura domenicale dei negozi. Io nel complesso sono a sfavore, ovvero credo che sia meglio che i negozi la domenica restino chiusi, però mi sembra anche che alcune delle ragioni che persone che la pensano come me usano per giustificare, per motivare questa decisione non siano proprio corrette. Perché si tende a far passare l'idea che la chiusura domenicale sia una cosa di sinistra. Perché? Per proteggere sì, i lavoratori, ma specialmente i piccoli negozianti. Qui c'è un errore di fondo, che in pratica consiste nel credere che lo Stato sia impotente di fronte a questa situazione, che non posso fare niente per risolverla. Adesso mi spiego meglio, perché mi rendo conto che posso aver parlato in una maniera un po' confusa. Parlavo con la mamma di mia moglie, che è russa, e di questa questione, e lei mi ha detto che nell'Unione Sovietica comunista i negozi restavano aperti tutti i giorni, anche il sabato e la domenica, dalle 9 di mattina alle 7 di sera, tutti i santi giorni. Voi sapete che sotto il comunismo non c'era nessun rispetto per la religione, tuttavia anche sotto il comunismo chi lavorava di domenica, e forse anche di sabato, non lo so, però sicuramente chi lavorava di domenica percepiva un salario un po' maggiore, e quindi quello era per chi voleva, poteva lavorare la domenica e guadagnare qualche rublo in più. Perché dico questo? Beh, perché il comunismo è la sinistra estrema, e quindi il non lavorare la domenica non è necessariamente una cosa di sinistra. Perché lì funzionava? Beh, perché lo Stato gestiva tutto il sistema. Non c'era spazio per l'iniziativa privata, e quindi lo Stato diceva si lavorava di domenica, e questo funzionava bene. Ora, senza voler necessariamente ritornare al comunismo, alcune cose si potrebbero prendere, alcuni spunti, alcune idee si potrebbero prendere, ovvero l'apertura domenicale dei negozi non è una questione. Cioè, dal punto di vista economico, se guardiamo semplicemente dal punto di vista economico, lo Stato può benissimo permettersi di tenere aperti i negozi la domenica, compensando i piccoli negozianti di eventuali perdite, facendo in modo che non risultino svantaggiati. Lo Stato ha questo potere, basta che ci sia la volontà. E di questo non se ne parla molto. Quindi togliamoci un attimo dell'idea che sia la sinistra che deve difendere la chiusura domenicale dei negozi. E la sinistra, se vuole, se il popolo italiano è d'accordo, e credo ce ne siano anche tanti che vorrebbero che i negozi restassero aperti, questo si potrebbe fare. Si potrebbe fare semplicemente con un intervento dello Stato a livello fiscale, per essere sicuri che i piccoli negozianti non vengano danneggiati. Oh. Questo è quanto. Il prossimo video invece parlerò dei motivi per cui secondo me, tutto sommato, nonostante questo, restano alcune motivazioni valide per cui si potrebbero tenere i negozi chiusi, che è la mia opinione, tutto sommato. Ciao a tutti.